Presidio di alcuni lavoratori dei mercati generali questa mattina davanti alla prefettura di Torino. Da mesi non lavorano dopo un cambio di appalto. Chiedono più trasparenza e legalità per le condizioni di lavoro. Elena Cestino. Sono 14 i lavoratori dei mercati generali che hanno deciso di protestare davanti alla prefettura di Torino. Da 9 mesi aspettano di tornare al lavoro dopo che lo scorso gennaio c'è stato un cambio d'appalto della società per cui lavoravano come movimentatori. Da New Torino Logistica a SFT Solution SRL il passaggio. Di fatto sono state modificate anche le condizioni di lavoro, orari, retribuzione e aspetti contributivi. Facendo dei contratti a 3 mesi di tutti i 60 lavoratori, applicando un contratto che non esiste nel contratto nazionale, quindi è un contratto fatto da un piccolissimo sindacato che non si sa neanche dov'è e cos'è, no? E poi chi non c'è stato, chi non ha accettato questa condizione, no? E qui siamo, è il caso dei 14 lavoratori che non hanno accettato il contratto di 3 mesi e neanche il contratto a 6 euro l'ora, cioè quindi a 5-6 euro l'ora, quindi non hanno accettato questo contratto e loro sono rimasti fuori. Il mantenimento delle condizioni preesistenti come previsto dal contratto fino ad allora applicato, quello della logistica, e questa è la richiesta dei 14 lavoratori. Da poco si è concluso un tavolo in prefettura sulla loro vicenda, a breve saranno coinvolti anche l'assessorato al commercio di Torino e l'ispettorato del lavoro per far luce sulla situazione. L'occasione, secondo i lavoratori, per accertare trasparenza e legalità sulle condizioni di lavoro ai mercati generali.